Il rumore urbano può essere davvero fastidioso, ma può anche fornire importanti informazioni. Come utilizzare questi dati per migliorare la vita dei cittadini? Siamo nella città spagnola di Santander. Qui un team di ingegneri e scienziati del progetto di ricerca europeo forse ha trovato la soluzione: utilizzare i sensori acustici. Partiamo da una tipica scena quotidiana. Un'ambulanza potrebbe essere travolta da un'auto mentre sfreccia sulla strada. Come possiamo notare, l'ambulanza ha bisogno di raggiungere l'ospedale il prima possibile, c'è una vita in pericolo da salvare. Noi proponiamo di utilizzare una soluzione tecnologica, ovvero dispositivi acustici in grado di incidere sui segnali dei semafori per dare la precedenza alle ambulanze. Le onde sonore di una sirena possono essere riconosciute automaticamente dai sensori acustici. In pratica, un sistema intelligente può rilevare da dove arriva l'ambulanza, gestire i semafori e il traffico e dare così la precedenza al mezzo di soccorso. I sensori hanno molti vantaggi, sono efficienti e possono essere utilizzati per diversi scopi e poi non hanno bisogno di vedere il mezzo di trasporto. In pratica, anche se il veicolo non si vede, si può riconoscerlo dal suono che emette. A Santander sono stati disposti decine di sensori acustici su tutta la rete stradale. Questo rende la città spagnola il posto più intelligente d'Europa. Ma cosa si intende per Smart City? È una città che, grazie a un sistema che raccoglie i dati sui vari aspetti della vita quotidiana, che si danno nella città, relazionati con riesce a gestire il traffico, il consumo di energia o diversi parametri legati all'ambiente. Insomma, una città più sostenibile. Un lugar más habitable y más sostenible. Come possono i cittadini trarre benefici da questi sensori? Facciamo un esempio. I dispositivi elettromagnetici di posti auto possono ad esempio rilevare se e dove c'è parcheggio e inviare le info agli automobilisti direttamente sui loro smartphone. Idea geniale, ma per quanto riguarda la privacy, i ricercatori giurano che le conversazioni private non vengono registrate. La gente non vuole essere intercettata, può accettarlo solo in caso si tratti di questioni legate alla sicurezza. Dalle nostre ricerche è emerso però che le persone possono anche rinunciare a un po' della loro privacy per la sicurezza, in pratica per vivere in una città più sicura. A gestire tutta la rete di questi sensori è una sala di controllo, una specie di centrale che agisce da laboratorio, aiutando i ricercatori a inventare sistemi sempre nuovi per una città del futuro. Il sensore acustico può essere utilizzato in modi differenti. Siamo in grado di monitorare il traffico attraverso i livelli di rumore. Ma possiamo anche captare le situazioni di emergenza, ad esempio se qualcuno chiede aiuto o se c'è stata una sparatoria, così le autorità vengono avvisate automaticamente.